ciao! Eccomi qua in versione fitness dipendente, perché diciamo che durante la settimana sto facendo un allenamento molto intensivo. Frequento sia Fitbox che le lezioni di step ed aerobica, perché ho dovuto fare una cura di cortisone, quindi sono gonfiata a dismisura, o almeno io mi vedo molto gonfia, e quindi cerco di drenare e muovermi quanto più possibile, per cui sono praticamente tipo una pazza. Nelle poche ore che mi restano me ne vado in palestra. E quindi prima di andare oggi vi volevo far vedere un po' di cosette e dirvi un altro po' di cosette, dato che tante di voi mi hanno chiesto di fare il video dei miei ultimi acquisti, perché ne ho parlato sulle mie pagine di Facebook, e quindi cerco di farlo nella maniera più concisa possibile, perché non vorrei annoiarvi, vi voglio parlare di alcune cose e quindi andiamo subito al sodo. Perciò accettatemi così, senza trucco e con i capelli ancora, con questo frisè che tiene, diciamo, in maniera molto molto... Diciamo che mi hanno fatto una grandissima piega le ragazze del salone, perché è abbastanza... Vedremo stasera dopo la palestra, ma comunque adesso non vedo l'ora di tornare liscia. Anche se, a proposito dei capelli, vi volevo mostrare questo, che ancora io non ho provato. Salve, ho praticamente buttato a terra tutta la busta con i miei acquisti, vabbè, non importa, cose da me. Quindi, stavo dicendo che ho comprato queste in un negozietto di cinesi, che sono dei bigodini molto morbidi, che dovrebbero funzionare con questo sistema. Va inserita la ciocca di capelli bagnati all'interno, prendendoli con questa sorta di uncino, vedete? Quindi si fa così, credo, cioè no, così... Praticamente si infila la ciocca, si fa passare da una parte all'altra. Questo qui, vedete, vabbè, va fatto bagnato, quindi sicuramente i risultati ci saranno. Quindi si piega in questo modo su se stesso, si asciugano per 15-20 minuti col diffusore e dovrebbe venire un ricciolo in questo modo qui. Adesso io li provo e poi vi farò sapere, perché io l'ho trovati a un bassissimo costo, e cioè 4 euro a scatola, e ce ne sono tantissimi. Penso che per i miei capelli basti una scatola sola. Quindi vi farò vedere la loro resa, successivamente ve ne parlerò, perché si acquistano dai cinesi facilmente. Passando poi a quello che mi è stato regalato da mia suocera, ma che comunque penso tra gli acquistini, perché non mi ricordo se vi avevo fatto vedere o meno, ci sono, vabbè, sto facendo seri danni oggi, ci sono questi due mascara di Avon, che io non avevo provato, come vi ho detto tante volte, e che ho provato con risultati, diciamo, molto sorprendenti, tra cui al primo posto metto... Ma che succede? Perché mi cade tutto alle mani? Quindi al primo posto metto questo, che è un lucido che sto usando tantissimo, sta diventando proprio il mio preferito, a tre colori, e tirando fuori l'applicatore praticamente si mescolano insieme e viene fuori un colore davvero particolare e bellissimo, e quindi assolutamente mi è piaciuto, ve lo consiglio se siete clienti Avon. E poi questi due mascara, questi della linea Color Trend, che è una linea economica, ho pagato poco, mi pare sulle 4 euro, e che è davvero bello perché ha lo scovolino molto lungo, quindi prende tutte le ciglia, almeno io mi ci sto trovando bene, ed ha un effetto molto naturale, quindi per un trucco giornaliero molto veloce io lo porto anche in borsette, quindi mi sto trovando bene anche con questo. Così come mi piace tanto quest'altro mascara, che è quello simile a quello di Revlon, mi pare, oppure di... non mi ricordo se di Revlon, non mi ricordo sinceramente, è quello che si gira la rotellina qui in basso e si passa praticamente dal volume 1 al 2 al 3. Non è che ci credo tantissimo a questa cosa, però praticamente passando al numero 3 diventa più denso, semplicemente perché dentro si chiuderà qualcosina che, diciamo, consente di prelevare una maggiore quantità di prodotto, e di conseguenza dà un effetto davvero volumizzante sulle ciglia. Mi sono piaciuti entrambi, devo dire la verità, sono molto leggeri, non fanno grumi, e siccome dovevo cambiare il mascara, mia suocera ha fatto questa grande cosa di regalarmeli e farmeli provare, e li ho voluti mettere tra i miei acquisti perché ve ne avevo parlato, accennato, ma non ve li avevo recensiti, quindi approvati entrambi. Poi ho comprato... mi rassegno stasera perché non so come mai cade tutto. Ho comprato questo set di pennelli
che ho pagato un po' tanto secondo me, perché l'ho pagato 30 euro, però per ritirare dal sito, da YouTube avevo ritirato due set di pennelli e non mi erano arrivati nessuno dei due, c'erano stati dei problemi. Avevo ritirato addirittura un pennello originale di MAC e ci sono stati dei problemi per cui non sono arrivati. Ho effettuato il rimborso e ho ritirato altre cose, ma non set di pennelli, perché effettivamente ho voluto testarli con mano. E questa marca, non so se la conoscete, si chiama Aurora, l'ho presa dall'ingrosso dove acquisto io prodotti per estetista e parrucchiere, quindi prodotti professionali, ed è un set composto in questo modo, quindi con i pennelli basici, quindi cipria, fard, fondotinta, sopracciglia, correttore, quello di precisione, quello d'eyeliner, un altro d'eyeliner, quello per il blush, quello per il mascara e quello tipico a spugnetta, con dei ricambi in questa parte qui. L'ho pagato un po' caro, devo dire la verità, ma mi ci sto trovando davvero benissimo. Inoltre è contenuta all'interno di questa borsetta, per cui io lo porto presso se mi serve, se devo fare dei trucchi lo porto con me e sinceramente lo approvo. Per cui se voi doveste trovare questa marca qui, Aurora, e avere dubbi sulla qualità dei suoi pennelli, io vi dico, mi ci trovo bene, mi sono piaciuti, li ho lavati già due volte e finora non c'è stata perdita di pelo. Sono setole sono setole naturali, senza però scuoiamento o uccisione di animali a cui, come sapete, sono contraria. Quindi li approvo assolutamente, ragazze. Se casomai doveste vederli e avere dubbio sulla loro resa, approvati. Comunque li ho pagati intorno alle 30 euro. Se voi tenete conto del costo dei pennelli di MAC, comunque anche di Kiko, che comunque in una confezione più piccola hanno soltanto 5 pennelli, questo è un set abbastanza completo, professionale, e quindi diciamo che alla fine l'affare l'ho fatto, ci sono riuscita, ogni tanto anche io ci riesco. Un'altra cosa di cui volevo parlare è questo: io in questo periodo faccio sempre una cura di integratori. Vi consiglio assolutamente, siccome alcune di voi mi hanno chiesto se so dei rimedi sia per facilitare l'abbronzatura che per la cura dei capelli, delle unghie, eccetera. Questo lievito San Giuliani, mi sento molto farmacista in questo momento, quindi il lievito son di Giuliani mi pare che sia, comunque io ho sempre usato questo, fa un po' schifo, però è efficace, perché comunque i capelli si e costa pochissimo, tra l'altro mi pare che costi intorno alle 11 euro, e ci sono tantissime bustine dentro. Io faccio ciclicamente una cura con questo lievito, riequilibra la flora intestinale, aiuta i capelli, consente una miglior crescita dei capelli, delle unghie. Sarà anche una cosa psicologica, perché io in questo periodo mi sento rinascere, quindi sarà anche una cosa psicologica, però io sinceramente ve lo consiglio. Dato che una ragazza mi aveva chiesto come fare, io gli ho consigliato degli integratori per bocca piuttosto che degli autoabbronzanti, perché io sono contraria agli autoabbronzanti, non mi piacciono, per cui consiglio questi, di questa linea qui, oppure c'è una marca buonissima in farmacia, non so se la conoscete, che si chiama L'Hermana, che sono degli integratori che consentono una maggior produzione di melanina, quindi basta cominciare due mesi prima dell'estate, quindi siamo adesso in tempo, e poi nel momento in cui bisognerà andare a mare a prendere una bella abbronzatura, siamo già più pronte, la nostra pelle è in grado di recepire meglio i raggi solari. Chiuso quindi parentesi farmaceutica. Altre cose che vi volevo mostrare sono questi, di cui ho preso uno beige, uno nero che però ho lasciato al salone, e uno panna che ho lasciato sempre al salone. Quindi quello che ho adesso in questo momento appresso è questo qui. L'ho pagato solamente un euro in questo negozio di cinesi, e vi volevo mostrare che è veramente carino, molto molto carino, mi piace tanto, perché si può usare in vari modi, quindi così, anche così, vedete com'è bello. Poi adesso arriva il periodo estivo, per cui... E poi ho visto un paio di scarpe
infradito bassissime che hanno quella chiusura fino alla caviglia, tipo alla schiava, però con la cerniera, non so se state capendo a cosa mi riferisco, che al lato hanno un fiore applicato proprio identico a questo e assolutamente voglio comprarle, e anche quelle costano pochissimo, mi pare che costino sulle 12-13 euro e quindi le comprerò assolutamente. Nel settore abbigliamento, o meglio, prima di passare al settore abbigliamento, vi volevo mostrare poi questa, che è sempre l'ultimo acquisto che ho fatto, però questa qua ve ne posso parlare tra un po', perché l'ho usata soltanto 2 volte ancora, e sono passata dalla mia crema preferita in assoluto per le maniche, quella di Clarins, a questa, che è quella dei coloniali, di Atkinsons. Allora, quello che vi posso dire finora è che il profumo, mamma mia, mi manda in visibilio, è all'olio di crusca di riso, sbianca molto le mani. Finora mi è piaciuta, l'unica cosa è che non si assorbe tantissimo rispetto a quella di Clarins, che io prediligo proprio perché si assorbe e quindi mi consente subito di fare qualsiasi cosa. Io la metto preferibilmente la sera perché non la sopporto la crema per le mani proprio, però non posso evitare di metterla perché comunque si seccano. Ho voluto prendere questa perché costa un pochino di meno rispetto a quella di Clarins, però ancora non riesco a darvi un parere preciso, perché comunque passare da una crema preferita, che per me è un must have, ad un'altra richiede un po' di cautele, nel senso prima di dare giudizi, per cui rimandiamo a dopo. Quindi passando al settore abbigliamento, invece vi volevo mostrare quello che ho preso ieri, che sono questa canottierina, quale è molto 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 carina, non vedo l'ora di metterla. Guardate che bella, con delle applicazioni, con la Torre Eiffel, lustrini, coroncino, occhiali, un mazzo di fiori, un fiocchetto che io adoro, e che ho pagato soltanto 8 euro. E poi queste applicazioni sulle manichine, sulle maniche, che restano così qua in questa parte qui svolazzanti, e che mi piacciono tantissimo, quindi non vedo l'ora di indossarle. Inoltre io queste canottiere qua, queste canotte, le uso anche a mo' di gilet sulle camicie, o comunque semplicemente sotto delle giacchine aderenti, per cui mi è piaciuta tantissimo. Anche mia sorella l'abbiamo presa insieme, identica, perché veramente ci ha colpito tanto e mi piace, ve la volevo mostrare. Così come mi è piaciuta tanto questa l'ho pagata 9, 1 euro in più, ed è sempre con delle applicazioni. Qui addirittura c'è una spilletta, vedete, che si può togliere a forma di orsetto, e siccome aveva un cerchietto identico, quindi con un orsetto simile a questo, e anche l'orecchino, ho detto la prendo perché non posso evitare. L'unica cosa che non tanto mi piace sono queste applicazioni qui, però non importa perché mi piace il colore, è un beige che vira al rosa, non so se vedete, quindi mi è piaciuto tantissimo per questo motivo. E poi ha questo scollo dietro che io adoro, cosiddetto scollo all'americana, che io adoro assolutamente. Quindi mi piacciono tantissimo, ragazzi, queste canottierine. Mi pare di non aver dimenticato niente. Devo fare prossimamente un ordine assolutamente alla Kiko, perché ho visto degli smalti bellissimi. Però siccome Kiko si trova a Reggio, vorrei evitare le spese di spedizione, che sono abbastanza alte, e quindi sto aspettando o di poter andarci, oppure di vedere se c'è qualcuno dei miei amici o comunque conoscenti che mi fanno la grazia di portarmi qualcosa, perché non mi va di pagare le spese di spedizione avendolo qua a pochi passi, sinceramente. Vabbè, comunque ho visto degli smalti davvero stupendi. E poi un'altra cosa che volevo prendere è il blush liquido. Poi altra cosa, prima di chiudere, vi volevo mostrare questo smalto, che è il numero 711 di Pupa, questi smaltini di Pupa, non so se c'è ancora, però è identico, quasi identico al 527 di Chanel. Oddio, un lapsus, mi sfugge il numero preciso dello smalto di Chanel, comunque il Nouvelle Vogue, è praticamente identico, quindi costa 4,72 euro a fronte delle 20 e più di Chanel. Tutto qui, mi sta venendo un affanno pre-palestra, perché cerco sempre di essere veloce per evitare tanti tagli, per rientrare nei 15 minuti. A tutte quelle che stanno partecipando al mio giveaway in corso, in bocca al lupo, a quelle che non vogliono partecipare, non partecipate senza scrivere commenti inutili. Vi bacio.